Volevo che ci lasciassimo senza aver ascoltato una delle figure più interessanti del teatro di figura di questi ultimi anni, che è Angelo Gallo, che è collegato con noi al telefono. Buonasera Angelo Gallo. Buonasera a tutti. Allora, Angelo Gallo, burattinaio, la definisco così genericamente, ma soprattutto fondatore del Teatro della Maruca a Crotone in Calabria, un teatro che ha davvero un'importanza particolare per quel territorio, per quella città, per grandi e piccini davvero di quella città. Ma innanzitutto mi dica, Angelo Gallo, quante cose, quanti saperi, quanti mestieri, quante conoscenze si racchiudono in questo termine che ho usato, davvero semplicistico, di burattinaio? Beh, io a differenza di quello che si diceva prima, penso che almeno dalle nostre parti giù a sud la parola burattino rappresenti tutto quello che ha a che fare con il teatro di figura. Io spesso mi trovo a spiegare anche alle insegnanti, alle maestre e bambini le differenze che ci sono appunto tra le diverse tecniche, tra burattino, marionetta, Muppet, marotte e così via. Secondo me appunto la parola burattino, almeno da noi, forse perché da sempre abbiamo avuto ogni anno una famiglia importante di burattinai che veniva a fare spettacolo in piazza, la parola burattino racchiude proprio tutto quello che è il teatro di figura, forse. Ecco, quindi lei adopera diverse tecniche, anche se è soprattutto un burattinaio, cioè lavora con dei burattini veri e propri. Io adopero diverse tecniche, diciamo che quella che adopero di più è quella, la tecnica dei burattini. Sono, diciamo, figlio d'arte di Gaspare Nasuto. Burattinaio di Castellammare di Stabia, lo ricordiamo, con degli straordinari pulcinella costruiti dalle sue stesse mani. Esatto, io faccio allo stesso modo i miei burattini, me li costruisco io, li scolpisco, scelgo il legno, cucio i vestiti, li dipingo e così anche le marionette. Utilizzo dei Muppet, delle marotte e poi degli altri pupazzi che mi invento io, perché comunque mi piace sperimentare. Nelle ultime produzioni appunto mescolo la tradizione antica del burattino con le nuove tecniche di materiali e di teatro fatto con materiali di riciclo e anche con gli oggetti. Ecco, i suoi spettacoli, Angelo Gallo, non sono di puro intrattenimento, non sono soltanto di divertimento per bambini, appunto perché anche nelle sue storie ci sono molte tracce dell'oggi, ci sono molte cose che ci fanno riflettere su cose che ci riguardano da vicino nei nostri tempi. Per questo lei ha inventato un personaggio riprendendo una figura un po' tradizionale, che è quella del cane, e ha inventato Zampalesta. Ce ne parli un po'. Esattamente, sì. Diciamo che quando ho deciso di intraprendere appunto la strada dei burattini, mi sono confrontato con Gaspare Nasuto e da subito ho detto che non volevo fare Pulcinella. Essendo calabrese, avevo necessità di raccontare delle storie appartenenti ai miei luoghi, alle persone che mi circondano, e non avendo noi purtroppo una tradizione con delle maschere né di commedia dell'arte né di teatro di figura vicine al popolo, ho deciso di cambiare completamente, di utilizzare un animale, e quindi in realtà è un lupo della Sila calabrese, che ha tutto il carattere dei personaggi tipici, quindi dei servi di Pulcinella, di Arlecchino, quindi è un po' birichino, è sempre affamato, ed è un buono, è quello che E quindi non parla, si capisce non cosa parla. Fa dalle sue azioni, questo è anche interessante come modalità espressiva. È molto interessante perché comunque anche la manovra del cane è una manovra semplice, non avendo braccia, non avendo neanche zampe, perché il cane nel teatro di figura, nello specifico nei burattini, non ha zampe, ha solo la bocca che apre e chiude, quei piccoli movimenti danno l'espressione al burattino. Tante volte mi capita che i bambini vengono dopo lo spettacolo a toccare gli occhi o ad aprire la bocca a vedere se ha la lingua che esce fuori, perché forse loro immaginano di vederle queste cose, però noi ce le ha. Oh, ma questo lupo della Sila si batte in maniera molto coraggiosa proprio contro i soprusi e contro i malfattori, Angelo Gallo.
Devo dire che da simpatico e monello e birichino diventa molto feroce poi, perché comunque nel teatro di figura, così mi è stato insegnato, i buoni sono buoni, i cattivi sono cattivi, quindi vengono puniti, così come fa Pulcinella nei suoi spettacoli, anche Zampalesta li combatte. Ecco, perché vorrei ricordare lo spettacolo che lei aveva realizzato proprio con Gaspare Nasuto, che si svolgeva proprio sulla Terra dei Fuochi, Sì, quindi in sì. una zona appunto oppressa da un potere criminale che distrugge quei territori, che condiziona tantissime persone. Quindi questo desiderio di raccontare appunto anche l'attualità, lei poi lo ha portato nel suo teatro, anche nel Teatro della Maruca. Diciamo che lo spettacolo è stato allestito proprio da noi, è stato allestito qua tra il teatro, quindi il teatro della Maruca e poi il mio atelier, il mio laboratorio. Con Gaspare, prima di metterci i burattini, imbracciare i burattini, facciamo delle lunghe passeggiate, visitiamo i territori, cerchiamo di farci suggestionare dagli ambienti. E Ecco, questo poi tira fuori sì. degli spettacoli, a mio avviso, molto interessanti, fatti di pancia. Allora, il teatro della Maruca a Crotone, ce lo descriva. Io purtroppo non sono mai riuscito a venire, spero di farlo presto, Angelo Gallo. Che Sarà cos'è? Come nostro felice ospite. è fatto? Una sala piccolina? Quanti È una spettatori sala. contiene? Perché so che peraltro è sempre piena di pubblico, anzi, quando per qualche motivo il teatro è chiuso, il pubblico borbotta e protesta. È vero, è vero. Per questo siamo orgogliosi, perché viviamo in un territorio dove non esiste un teatro pubblico, e quindi non ci sono stagioni teatrali che vengono proposte alla nostra città. Lo spazio è piccolissimo, è in pieno centro, a mio avviso molto carino, fa 49 posti, c'è una platea rialzata, quindi da ogni posto si vede benissimo, lo spazio scenico è molto piccolo, è tipo 5 metri per 3, Quindi una tecnico dimensione molto raccolta, molto molto adatta raccolto, alle è figure tutto, che lei muove. esatto, tutto stato costruito a mano, progettato da me, perché diciamo nasco come scenografo, mi avvicino al teatro come macchinista, servo di scena e poi ho studiato scenografia, ho fatto diverse tournée come scenografo e come macchinista e quindi mi sono costruito il teatro a misure, piccolissimo ma super Sì, efficiente, c'è una ecco. graticcia fissa, Ecco, ma proprio per palcoscenico in chiudere, legno. perché siamo in chiusura, proprio una parola sul fatto che è diventato davvero un punto importante della città. Se posso dire una cosa è che l'invito a frequentarci, a frequentare i nostri laboratori, i nostri spettacoli, a non discriminare il teatro di figura come spesso si fa e di crederci nel teatro della Marucca e nel teatro di figura. Ecco, e direi che poi quando si scoprono delle esperienze belle, importanti, intelligenti come le sue, poi ci si affeziona a un tipo di teatro come il suo e come quello come il teatro di figura, quando appunto risponde anche a un incrocio fra tradizione e modernità. Allora grazie Angelo Gallo, Grazie davvero a lei, buon lavoro a grazie a lei e tutti. tutto al Teatro della Maruca di Crotone. Grazie.